Il Papa durante l'Angelus si è soffermato sui temi dell'attualità, a cominciare dal 75° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, firmata il 10 dicembre 1948. Si è concluso con una messa celebrata nella cattedrale di Molfetta, l'anno vissuto in occasione del 30° anniversario della morte di Don Tonino Bello. San Nicola ci ricorda che se noi cristiani ci amiamo, diventiamo un motivo di speranza per il mondo. Lo ha detto Padre Giovanni Di Stante, priore della Basilica di San Nicola a Bari. Piazze d'inverno a Castellana Grotte, torna anche quest'anno il ricco calendario di iniziative per tutto l'inverno. Principali destinatari i bambini e le famiglie più fragili. Ad Alberobello tornano il presepe di luce e il presepe vivente. L'atteso evento coinvolgerà oltre 200 volontari, numerose associazioni e parrocchie del paese. Buonasera e benvenuti alla seconda edizione del telegiornale di Teledeon. Ieri all'Angelus in piazza San Pietro, nella seconda domenica di Avvento, il Papa si è soffermato sui temi dell'attualità, a cominciare dal 75° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, firmata il 10 dicembre 1948. Poi ha pregato per le popolazioni che soffrono a causa della guerra. Sentiamo le sue parole. 75 anni fa, il 10 dicembre del 48, veniva firmata la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Essa è come una via maestra sulla quale molti passi avanti sono stati fatti, ma tanti ancora ne mancano e a volte purtroppo si torna indietro. L'impegno per i diritti umani non è mai finito. A questo proposito sono vicino a tutti coloro che senza proclami nella vita concreta di ogni giorno lottano e pagano di persona per difendere i diritti di chi non conta. Mi rallegro per la liberazione di un numero significativo di prigionieri armeni e azeri. Guardo con grande speranza questo segno positivo per le relazioni tra Armenia e Azerbaigian, per la pace nel Caucaso meridionale, e incoraggio le parti e i loro leader a concludere quanto prima il trattato di pace. E continuiamo a pregare per le popolazioni che soffrono a causa della guerra. Andiamo verso il Natale. Saremo capaci, con l'aiuto di Dio, di fare passi concreti di pace? Non è facile, lo sappiamo. Certi conflitti hanno radici storiche e profonde, ma abbiamo anche la testimonianza di uomini e donne che hanno lavorato con saggezza e pazienza per la convivenza pacifica. Si segua il loro esempio. Si metta ogni impegno per affrontare e rimuovere le cause dei conflitti. Con una messa celebrata in cattedrale a Molfetta da Monsignor Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari Bitonto e presidente della Conferenza Episcopale Pugliese, si chiude un anno speciale vissuto in occasione del 30° anniversario del Dies Natalis del venerabile Antonio Bello. Vediamo. Una conclusione che segna l'inizio di un nuovo percorso ecclesiale, in cui ognuno è chiamato a essere responsabile e costruttore di pace. Con la celebrazione eucaristica nella cattedrale di Molfetta, presieduta da Monsignor Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari Bitonto e presidente della Conferenza Episcopale Pugliese, si chiude un anno speciale, il 30° anniversario della nascita al cielo del venerabile Antonio Bello. Un momento, direi, generativo per la nostra storia di Chiesa, perché è il chicco di frumento che muore e porta frutto, e Don Tonino è stato proprio così per tutti quanti noi. Direi che il bene che Don Tonino ha fatto lo ha fatto più da morto che da vivo, e cioè il suo messaggio, la sua forza profetica ha trovato maggiore slancio e maggiore diffusione proprio
in questi 30 anni in cui tante generazioni, tanti sacerdoti, tanti vescovi si sono accostati al suo messaggio profetico. Quindi è un momento di vita, un momento in cui viviamo non un ricordo nostalgico, ma un impegno, una responsabilità per il futuro. Un tempo in cui l'intera diocesi ha riascoltato i suoi insegnamenti, ha pregato perché possa essere annoverato tra i beati della Chiesa. Esattamente 30 anni fa, Monsignor Tonino Bello ci ha lasciati nel mese di aprile e noi dall'8 dicembre scorso, dell'altro anno 22, fino ad oggi, fino a quest'oggi, abbiamo voluto celebrare, fare memoria di questa figura che il Papa ha proclamato, ha dichiarato venerabile il 25 novembre di 2 anni fa. Ecco, una bella consegna che noi riceviamo e che vogliamo trasmettere alle nostre comunità. Noi ci auguriamo che il Signore permetta, ecco, un prodigio per l'intercessione del venerabile, perché possa accedere poi alla seconda tappa della beatificazione. Gesù ama la rivoluzione del cuore, lo ha detto Don Geremia Acri nella celebrazione di ieri dal santuario del Santissimo Salvatore di Andria. Ascoltiamo un breve stralcio della sua omelia. Gesù ama la rivoluzione, non quella armata, ma la rivoluzione del cuore. Voce di uno che grida nel deserto, l'inizio di una nuova primavera. I deserti, noi come società ci stiamo desertificando sempre di più. Eliminiamo dalla nostra vita ciò che è di bello, ciò che è di buono, ciò che è di vero abbiamo avuto, che ci hanno trasmesso e che noi oggi nei nostri contesti, nelle nostre società e nelle nostre comunità ecclesiali mettiamo da parte. Ci sono tante zone dove vivono gli uomini, dove abita l'umano, che sono devastate da che cosa? Dalla violenza, dal soppruso, dalla prepotenza, dal non rispetto degli altri, di persone di senza che non hanno scrupoli, di poteri forti, di chi fa usura, di chi ricatta, di chi spaventa. E poi ci sono tanti deserti anche nella nostra vita, quelli fatti di solitudine, la voglia del possesso, dell'egoismo, la corsa sconsiderata verso l'occupazione dell'altro. Vogliamo occupare la vita degli altri, dell'altro, e anche a volte i suoi spazi, i suoi territori. In amore quanti deserti ci sono, causati dalla durezza del cuore, dalla gelosia, dal pensare che l'altro è mia proprietà. Quanti deserti nel cammino di fede abbiamo eliminato Dio dalla nostra vita. Dio non è qualcosa, Dio è qualcuno che viene incontro per donarci libertà, ragionevolezza, è un Dio che ci apre gli occhi. Allora risuona fuori. San Nicola ci ricorda che se noi cristiani ci amiamo diventiamo motivo di speranza per il mondo. Lo ha detto padre Giovanni Di Stante, priore della Basilica di San Nicola a Bari, nel corso di Pace in Terra, la diretta delle emittenti Corallo. Speriamo, ha auspicato, che la nascita di Gesù diventi rugiada per il deserto del nostro cuore. Sentiamo. E San Nicola ci mette, ecco, questo desiderio forte di credere nella realtà della speranza evangelica, una speranza che si realizza nell'amore fraterno e nella fraternità universale, perché San Nicola, ecco, ci ricorda che noi cristiani, se ci amiamo, diventiamo, ecco, un motivo più di speranza per il mondo, affinché il mondo possa credere che la pace è veramente possibile. È Natale, è la celebrazione di chi? Di Gesù, e naturalmente Gesù nasce per poter entrare pienamente in questi cuori che forse sono stati un po' inariditi, no? Da tante esperienze negative degli ultimi tempi, e speriamo che la nascita di Gesù diventi quella rugiada di cui ha bisogno il deserto del nostro cuore per poter, ecco, ringiovanire e dare frutti belli come il deserto vero. Quando c'è la pioggia, rinverdisce e naturalmente nascono dei fiori belli.
Dal prossimo 1 gennaio ad Andria stoppa la sosta gratuita delle auto ibride sulle strisce blu. Lo ha comunicato la società municipalizzata Andria Multiservice ai fruitori del servizio. Ascoltiamo. Ad Andria dal 1 gennaio 2024 tutte le auto ibride non godranno più della sosta gratuita loro riservata sulle aree a pagamento, le cosiddette strisce blu. Lo comunica Andria Multiservice S.p.A. agli utenti del servizio. Per l'amministratore unico della società municipalizzata, Antonio Griner, l'agevolazione è stata eliminata a causa della crescita progressiva ed esponenziale di questa tipologia di auto nell'ultimo quinquennio. Soltanto nella cittadina andriese i numeri sono più che quintuplicati, al punto tale da non consentire ancora quindi la concessione degli abbonamenti gratuiti, che pertanto scadranno definitivamente il prossimo 31 dicembre. Le auto elettriche invece continueranno a godere della gratuità della sosta tramite espressa istanza. Nei prossimi giorni, conclude Griner, per ricordare a tutti i possessori di veicoli ibridi la scadenza, sarà rilasciato un esplicito avviso su tutte le auto ibride verificate dagli ausiliari della sosta. A Barletta il TEDx Salon con Prima dell'Alba, un ciclo di talk, performance artistiche e momenti di confronto. Il servizio. Riflettere sul significato della partenza, esaminando le sue molteplici sfaccettature, dalle emozioni contrastanti che suscita alle opportunità di crescita e trasformazione che offre. È stato questo l'obiettivo del TEDx Salon a Barletta, dal tema Prima dell'Alba. È il motivo per trattare ciò che succede nei momenti più bui, nei momenti che ovviamente ci danno sconforto e preoccupazione, però la volontà del team è quella di individuare ciò che succede subito dopo, cioè nell'attesa dell'alba. Quindi ci fermiamo per pensare e per disegnare anche quest'alba meravigliosa che ci attende. Sul palco del primo TEDx Barletta Salon 2023, Lizia D'Agostino, psicologa dell'organizzazione specializzata in analisi transazionale, e Antonio Napoletano, insegnante ed esperto di filosofia della scienza e tecnologia. Che cosa fare nel buio della propria notte? Che cosa fare in questo tempo? Rimanerci, esserci e decidere di esserci tutti interi e fino in fondo, perché spesso andare avanti significa andare indietro, in profondità. Ecco questo, quando ci sono le ombre è meglio prendere confidenza con quelle ombre. Nei momenti bui della vita, nei momenti in cui la vita sembra allontanarsi e sembra intristirci, e prendere confidenza con la parte più profonda di noi, con quello che siamo diventati diventando grandi. Come fare scuola oggi? Come non abbiamo mai fatto? Si sente sempre, lo titola ogni giornale, no? Gli studenti sono diversi, sono cambiati, abbiamo una criminalità incalzante nelle scuole, sono svogliati, sono ansiosi, sono depressi. Va bene, ma sono problemi che ci portiamo dietro da 100 anni. 100 anni. Che vuol dire? Che sì, i problemi sono gli stessi, ma noi iniziamo a cambiare. Io non voglio vedere una sorta di oscurantismo, di medioevo dell'istruzione. Io voglio che questa notte sia l'ora più buia prima dell'alba. Dobbiamo capire quali sono le necessità dei ragazzi, partire da un'alfabetizzazione che sia epistemologica, affinché i ragazzi sappiano quello che cercano. Nell'aula dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati a Roma si è svolta la presentazione in anteprima del calendario benefico dell'Associazione Divine del Sud, con i ragazzi speciali e i volti noti della TV. Ascoltiamo. Nei giorni scorsi l'Associazione di Promozione Sociale e Culturale Pugliese Divine del Sud ha presentato in anteprima alla Camera dei Deputati a Roma il calendario benefico intitolato Insieme per Divine del Sud 2024, che vede tra i protagonisti dei prossimi 12 mesi, oltre ai ragazzi speciali e i soci dell'associazione, anche alcuni volti noti della TV che hanno sposato la causa, da Beppe Convertini a Stefano Callipo, da Giuseppe Di Tommaso ad Adriana Volpe, da Stefano Orlando a Cristina Di Silvio. Credo che sia naturale, quasi ovvio, che la Camera dei Deputati apra le proprie porte a iniziative come questa, che avviene anche in un periodo particolare, quello del Natale,
Natale è il periodo in cui ci fermiamo, magari abbiamo la possibilità di fermarci, di stare con le famiglie, di riflettere, e magari riflettendo mettiamo in moto meglio la nostra coscienza. È solo una prima tappa questa, immagino, di altri eventi come quello del calendario, ma quelli anche che poi consolidano un'attività di questo genere, ed è bello che si faccia a Roma e in un'aula come questa. Grazie ai proventi derivanti dalla vendita del calendario sarà offerta la possibilità a chi non può permetterselo di partecipare al concerto di Natale in programma il prossimo 22 dicembre al Teatro Curci di Barletta, organizzato dall'associazione con i ragazzi dell'orchestra Fiera Mosca. Sarà uno spettacolo di beneficenza gratuito per la città e per la valorizzazione dei talenti locali. Con il calendario abbiamo fatto qualcosa di diverso quest'anno, ci siamo messi in gioco e ci siamo divertiti in maniera del tutto differente rispetto a tutte le cose che facciamo di bello con i nostri ragazzi. Il mio grazie va soprattutto a loro, va ai volti noti che hanno sposato la nostra causa, va all'onorevole Mauro Dattis che ha spalancato le porte di quest'aula così prestigiosa per realizzare il nostro sogno che è sempre l'inclusione. E il mio grazie va anche e soprattutto a chi lo vorrà acquistare. Questo calendario, perché insieme a noi riuscirà a regalare una serata benefica di beneficenza, un concerto di Natale bellissimo il 22 dicembre al Teatro Curci di Barletta. A Castellana Grotte torna anche quest'anno Piazze d'Inverno, il ricco calendario di iniziative non solo per il Natale ma per tutto l'inverno. Principali destinatari, i bambini e le famiglie più fragili. Vediamo. Dalle fontane danzanti alle letture di fiabe natalizie, Natale dal mondo in otto fiabe, dal Natale nelle grotte al presepe vivente nelle grotte di Castellana, dai weekend in piazza con Babbo Natale e i suoi elfi alla fabbrica di cioccolato e poi ancora mercatini natalizi, allestimenti di luce e proiezioni luminose in piazza, la Befana per i più piccoli, la Diana per i bambini, il ritorno di Aborigine nel centro storico, la notte delle tradizionali fanove, passando per altri eventi di musica, cultura, spettacolo, fede e tradizione. Tutto questo in programma tra dicembre 2023 e gennaio 2024 nei luoghi simbolo della città di Castellana e le sue grotte. E Piazze d'Inverno, edizione 23-24, presentato nei giorni scorsi nella sala giunta del Palazzo Municipale di Castellana Grotte. Un programma interamente pensato e dedicato ai bambini e alle famiglie, con un occhio di riguardo per quelle più fragili. Un Natale dedicato ai bambini che vorremmo, diciamo, regalare loro della magia. Abbiamo già iniziato questo percorso quest'estate con tanti eventi dedicati loro. Questo Natale continuiamo un po' il lavoro che abbiamo iniziato in questo anno e mezzo, quindi continuiamo a regalare loro sogni, magia, ma soprattutto un Natale che deve essere per loro un ricordo e poterlo vivere con la famiglia. Piazze d'Inverno è un modo per destagionalizzare il flusso turistico sia per le grotte di Castellana che per la città, dando ai visitatori un'offerta artistica e culturale che si aggiunge alle evidenze e alle eccellenze del territorio ma anche della Puglia intera. Abbiamo cercato di potenziare questi flussi che, devo dire, già cominciano a spostarsi, perché ad esempio nel mese di ottobre è stato un ottimo mese per le grotte di Castellana e oggi c'è questo turismo, fatemelo dire, magari per certi versi anche intelligente, che decide di arrivare qui da noi, parlo della Puglia in generale, a settembre-ottobre perché trova dei prezzi più vantaggiosi, non trova le calche che si trovano oramai nel periodo di agosto, quindi è chiaro che se riusciamo ad allungarlo ancora di più, e come possiamo allungarlo ancora di più, cercando di creare le condizioni affinché la Puglia possa essere scelta non solo e giustamente per il mare, per gli ulivi, per tutto quello che è l'enogastronomia, ma dargli anche la possibilità di un'offerta artistica e culturale, che è un motivo in più che deve andare ad aggiungersi già a quel plafond di peculiarità che noi abbiamo ad offrire e che cercheremo di potenziare sempre più. Dal 26 al 29 dicembre, nel suggestivo scenario del Rione Aia Piccola di Alberobello, tornano il presepe di luce e il presepe vivente. L'atteso evento coinvolgerà oltre 200 volontari, numerose associazioni e parrocchie del paese. Il servizio. Alberobello celebra il Natale con i suoi due presepi. Fiorire lì dove Dio ci pone è il tema della terza edizione del presepe di luce e della 53esima edizione del presepe vivente, che quest'anno si ispira alle parole lasciate in eredità da Don Giacomo Donnaloia,
fiorire nel luogo dove Gesù ci ha messo anche quando pensiamo che sia doloroso e difficile. Sarà questo, infatti, il messaggio di speranza e di amore che guiderà ogni aspetto della manifestazione, organizzata dall'Associazione Da Betlemme a Gerusalemme, che quest'anno si svolgerà dal 26 fino al prossimo 29 dicembre. All'evento parteciperanno oltre 200 volontari, diverse associazioni e parrocchie del paese, nel suggestivo scenario del rione Aia Piccola. In concomitanza al presepe vivente avrà luogo anche il presepe di luce, giunto alla sua terza edizione. Le immagini si riferiscono allo scorso anno, che offrirà uno spettacolo suggestivo con installazioni luminose a partire dal Trullo Sovrano, passando per Piazza Curri, Corso Vittorio Emanuele, via Tenente Cucci, Piazza del Popolo e Villa Belvedere, per concludersi nel cuore di Alberobello, il rione Aia Piccola. Corso Vittorio Emanuele II a Trani si è trasformato in una passerella glamour a cielo aperto per raccogliere fondi a favore di Amo Puglia Onlus. Vediamo. Si chiama The Charity Show, il flash mob dal sapore glamour. Una passerella allestita in corso Vittorio Emanuele II a Trani a sostegno di Amo Puglia, l'associazione che da 25 anni si occupa di assistenza domiciliare gratuita ai pazienti affetti da patologie neoplastiche e patologie croniche invalidanti. Attraverso manifestazioni che coinvolgono in modo trasversale cittadini, imprenditori, la FIDAPA, la Onlus raccoglie fondi per chi vive in sofferenza. Le donazioni infatti servono a pagare professionisti che possano svolgere l'assistenza domiciliare nella maniera più idonea. Il coinvolgimento di donne comuni come modelle inoltre sta nella volontà precisa di realizzare una cultura partecipata della solidarietà. È una costante che siamo riusciti in collaborazione con le istituzioni a programmare e a tenere viva stagionalmente. È l'appuntamento che la moda lega alla solidarietà per Amo Puglia, ma in generale il messaggio è come legare la bellezza a un senso di solidarietà, di sostegno alle persone maggiormente bisognose. È una mattinata che ha regalato tanta gioia, innanzitutto il tempo che ha permesso anche la conduzione naturale del percorso, delle manken, la conduzione naturale della visione di tutto ciò che noi avevamo creato. Amo Puglia è l'associazione che esiste da oltre 10 anni, opera su tutto il territorio pugliese, si occupa di assistenza domiciliare agli ammalati oncologici e non. Ci avvaliamo di un'equipe medico-infermieristica e di uno staff a sostegno psicologico autorevolissimo, con cui riusciamo a garantire come i momenti più difficili per gli ammalati possano essere sicuramente alleggeriti. E con quest'ultima notizia chiudiamo la seconda edizione del telegiornale di Teledeon. Vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio in compagnia dei programmi della nostra rete. Buona serata.